e un coltello, le stesse armi dell'attentatore di Londra, gli strumenti utilizzati da un cittadino libico per aggredire due vigili urbani davanti alla stazione di Foggia. In questo caso però nessun movente terroristico, l'uomo voleva sfuggire ai controlli perché i suoi documenti non erano in regola. Sentiamo Renato Piccoli. Un episodio che porta sotto i riflettori il problema sicurezza di un intero quartiere. Via Montegrappa, Rione Ferrovia, l'autista di una vecchia vettura di media cilindrata vede la paletta dei vigili urbani che si alza. Durante il controllo all'improvviso, al posto dei documenti, l'uomo estrae un coltello da cucina e ferisce uno degli agenti. Poi riaccende il motore, accelera in retromarcia, investe l'altro vigile. La sua fuga però non è destinata a durare molto. L'auto che guida va a schiantarsi contro un camion e quando prova ad abbandonarla scopre di essere braccato. La zona intorno alla stazione, per fortuna, è presidiata. Una gazzella dei carabinieri nelle vicinanze interviene a supporto dei vigili e arresta l'aggressore. È un cittadino libico, classe 1980, irregolare, privo di patente di guida, mai conseguita. L'autovettura, sprovvista di copertura assicurativa, è stata posta sotto sequestro. Gli agenti feriti guariranno dalle lesioni in pochi giorni. Solidarietà a nome di tutti i cittadini da parte del sindaco e del presidente del Consiglio Comunale. Istituzioni, cittadini, associazioni, di mobilitarci in questo senso e di far sì, nel limite e nel rispetto della legge, unitamente alle forze dell'ordine, di riportare quello che una volta era il salotto buono della città ai fasti di un tempo.